Massimo, per segnalarti che il pullman della squadra è ripartito senza Bucaro. Bucaro è salito su una macchina ed è andato via, quindi non con la squadra. Essendoci domani l'allenamento, come dichiarato Di Pasquale ai nostri microfoni, potrebbe essere un segnale. Chiaramente il condizionale è d'obbligo, però ci sembrava giusto intervenire qui dalla mix zone dello Stadio Neri di Rimini proprio per comunicarvi che Bucaro, lo abbiamo visto con i nostri occhi quando siamo usciti nel piazzale, non è salito sul pullman della squadra, ma è andato su una macchina privata e c'è stato anche, abbiamo visto, un abbraccio particolare con il suo secondo, la Bricciosa. Questo è quanto abbiamo visto. Chiaramente aspettiamo la giornata di domani per conoscere le effettive decisioni di Bucaro e o della società.